Parte la nuova stagione per lo Sporting Abigaeta. Prime domande in settimana abbiamo appunto Davide Ciccolella e Luca Macera, quindi una domanda a testa per sbloccare un po' la situazione di questa prima giornata. Mi è arrivata già voce appunto che a Capua non è andata in modo tranquillo, però è arrivato un risultato di parità almeno, no? Sì, sì, l'importante è non aver perso. Sicuramente c'è il rammarico di quel punto perso negli ultimi secondi sul rigore, e ci abbiamo fatto il possibile, però purtroppo è andata così. Adesso stiamo già pensando alla prossima partita, sperando di prendere i due punti e non perdere più punti per strada. Luca Macera, allora come ti trovi in questo gruppo di ragazzi? Sono sicuramente bravi ragazzi quando si allenano, poi quando in partita è un'altra cosa. Sì, mi trovo bene, sono contento di essere tornato a casa. La squadra ha subito degli innesti, quindi pian piano tutti quanti ci dobbiamo amalgamare e abbiamo subito l'opportunità di riscattarci appunto domenica contro l'Handball Roma. E niente, quindi dobbiamo continuare a lavorare, iniziare a maturare quei meccanismi in più che ci mancano, insomma. Ci vorrebbe una struttura fatta meglio, insomma. Sì, allenarsi in un campo da calcetto a novembre non è proprio il massimo. Speriamo le condizioni migliorano. Noi comunque ci dobbiamo comunque impegnare e quindi dobbiamo solo lavorare. Com'è quest'anno Antonio Viola? Ancora più caricato? È sempre più carico Antonio Viola. Ogni anno che passa ci mette sempre dedizione e impegno, soprattutto con i ragazzi presenti ce ne vuole molto di impegno, e soprattutto con la struttura che utilizziamo, metà campo calcetto, però ci accontentiamo in attesa del campo. Si parlava che in questa settimana o la prossima la possibilità di potersi allenare alla struttura sopra. Speriamo, sicuramente è meglio di metà campo di calcetto, almeno siamo al coperto, quando piove possiamo allenarci. Ci accontentiamo, diciamo, fin quando non è pronto il palazzetto. Com'è il livello di questo campionato? 5 squadre? Diciamo è sicuramente più basso rispetto allo scorso anno. E si è indebolito molto il campionato. E attualmente conosciamo, ecco, il Capua, che abbiamo, con la quale abbiamo già giocato domenica. L'End Roma non ci abbiamo mai giocato contro, e domenica sarà la prima volta. Saremo a vedere. Com'è la situazione della squadra a livello di fisico, nel senso se ci sono difficoltà di qualche giocatore acciaccato? Sì, purtroppo a inizio campionato abbiamo perso Andrea Panzarini per un infortunio al ginocchio, quindi non siamo completi. Poi comunque verso la metà del campionato perderemo Pantanella, che purtroppo non finirà il campionato con noi, quindi dobbiamo stringere un po' i denti e soprattutto stare concentrati a livello mentale a partire dagli allenamenti, anche se come abbiamo detto prima, cioè non è che ci alleniamo proprio nei massimi comfort, ecco. Come si vuol dire, come ci ha detto il presidente De Tommaso, anche quest'anno bisogna sopravvivere, poi l'anno prossimo sicuramente sarà un'altra cosa. Speriamo sia così l'anno prossimo, dai. D'accordo, in bocca al lupo a tutti e due. Grazie mille.